8 milioni per elargire prestiti a micro e piccole imprese, ma anche a liberi professionisti e autonomi. Si tratta di prestiti che vanno dai 5.000 ai 15.000 euro da restituire in 60 mesi a tasso zero. La particolarità di questi fondi è che coloro che accedono a questa misura non devono prestare garanzie personali, reali e patrimoniali, quindi tutti coloro che hanno difficoltà di accesso al credito nelle banche e negli istituti di credito possono ottenere questa misura per fare investimenti e quindi un attimo vogliamo sostenere e garantire le aziende abruzzese dopo questa crisi a seguito della pandemia. Sono molto soddisfatto, si va a accompagnare ad altre misure che stiamo mettendo in campo. Voglio ringraziare gli uffici che hanno portato avanti questa progettualità. Spero che Abruzzo Sviluppo, ma sicuramente considerando come lavora, porterà velocemente a termine queste procedure. Noi contiamo nei prossimi mesi di sostenere attraverso questo bando almeno 700 imprese che si vanno aggiungere ai 4.500 beneficiari che dal 2010 hanno usufruito del microcredito. Il bando è già sul nostro sito, mentre lo sportello aprirà per presentare le domande il 6 settembre. Sarà aperto fino al 16. Abbiamo evitato di aprire lo sportello nella pausa estiva, sia per non creare problemi ulteriori alle imprese che sono inevitabilmente vessate da tutta una serie di questioni, e anche a livello consulenziale per non creare ulteriori problemi alle strutture che in qualche modo poi collaboreranno con le PMI. Dal 6 al 16 settembre sarà aperto il bando dopo 40 giorni di visione online con una documentazione molto semplice, e ci impegniamo a fare le prime erogazioni entro dicembre.